possibile con IREN. Con IREN puoi avere internet wifi a partire da 18,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione. No! Nonna, ma proprio adesso? Bentornati nel salotto di Io Gioco a Lucca Comics and Games. Grazie. Dove le celebrità del festival si alternano e ci vengono a trovare. In questo caso sono tornati Gabriele e Stella di Casa Abyss. Ciao. Applauso. Cioè, no, non c'è l'applauso. Noi qua ci sentiamo a casa, no. Quindi grazie a voi. Che bello sentirvelo dire, davvero, che bello. Noi abbiamo giocato insieme un po' di anni fa qui a Lucca, ma poi abbiamo sempre visto girare qui per tanti altri motivi. Sì, come trottole. Ci raccontate che state facendo quest'anno a Lucca? Beh, come il titolo della vostra straordinaria rivista Io Gioco. Noi veniamo qua anche per giocare. Io e Stella giochiamo. Io Gioco, noi giochiamo. Siamo dei giocatori da tavolo da ormai tempo immemore, da ormai... Penso da quando sono nato che sono un giocatore da tavolo. Poi quando ci siamo fidanzati 8 anni fa, poi sposati, ma comunque abbiamo sempre giocato. È una passione che abbiamo condiviso da subito, quindi siamo... A giocare, siamo qui a giocare e a comprare scatole per ampliare la nostra collezione, che ormai da 350 sarà passata a 400 giochi da tavolo. Dopo Lucca. Quindi state facendo anche acquisti qui. Tanti acquisti. E poi varie attività sul palco del Carducci, insomma, con... Abbiamo premiato il gioco dell'anno di quest'anno. È vero, vi ho visto sul palco del Teatro del Giglio. Sì, siete stati incaricati lì di essere, bello, diciamo, gli ambassador della parte games del premio. Molto emozionante. Siamo stati molto emozionati di premiare il gioco dell'anno. Siamo stati molto felici di premiare anche il gioco di ruolo dell'anno e il game designer dell'anno. Insomma, tante graphic belle designer. Cose che riguardano il mondo del gioco dal tavolo, che invito tutti a scoprire, perché è un mondo straordinario. Non ne esci più dopo. Il gioco dell'anno che avete premiato è Pianeti Sconosciuti. Sì. Io non so Pianeti se voi l'avete giocato. Abbiamo iniziato a giocarlo. È un gioco molto intenso, molto impegnativo, sì, esatto. Possiamo dire così. Infatti è stata una novità, che cioè comunque sì, ha vinto un gioco che effettivamente magari è poco family game, perché però è una buona, come dire, scoperta. Sì. Può funzionare con un pubblico vasto, dici? Sì, può funzionare per un pubblico vasto, può accontentare magari alcuni family gamer, ma anche i giocatori che amano i giochi più pesanti e i giochi più impegnativi. Si può mettere d'accordo le varie tipologie di giocatori. Quindi si colloca perfettamente nella categoria gateway, come lo dicono gli esperti, giusto? Sì. A parte coloro che sono abituati ai party game, giocano solo a quelli, perché... Da quelli è difficile smuoverli. Ci stanno pure quelli, Sì, okay. Sì, avevamo anche una belle vibes per Harmonies. Piaceva anche quello. Però siamo... Se la batteva con Pianeti Sconosciuti, secondo poi me. Poi ovviamente Trio, che è un gioco che ha vinto tutti i premi. Sì. Diciamo che era un po' il candidato, no? Quello che tutti i bootmaker puntavano su quello. E invece c'è stata la sorpresa, la sorpresa. Però non vi sentite di criticare i giudici per la scelta che hanno fatto? No, assolutamente, no. Mai. Non ricordo se siete anche giocatori di ruolo oppure no, se no vi chiederei un'opinione sulla vittoria di Wellsy come gioco di ruolo dell'anno. Guarda, ogni tanto Gabri è più esperto, però... Non ti so dire... Ad oggi, qua, per quanto riguarda il gioco di ruolo dell'anno, non essendo parte della giuria, non l'ho giocato. Questo sì, è chiaro. Sì, non se l'ho un giocato. Domani saremo parte della giuria, ovviamente. Allora giocheremo saremo preparati a avere a tutti però i giochi. Però anche candidati. In quel caso, conoscendo i giurati sia del gioco dell'anno che del gioco di ruolo dell'anno, sono certo e siamo certi che le scelte che hanno fatto sono scelte sensate e giuste. Certo. Vabbè, parlando di gioco di ruolo, io ho visto un video fantastico che avete fatto insieme alle coliche. Sì. Davvero... Gli amici Claudio e Fabrizio. Era meraviglioso quello che avete messo in piedi. Sì. Come giocatori di ruolo veramente speciali. Raccontavano un po' le dinamiche dei giocatori e dei nerd, no? I giocatori di ruolo. Che magari provano a coinvolgere amici che...
non sono nerd, no? Ed è comunque difficile riuscire a coinvolgere un non nerd nel mondo dei giochi di ruolo, perché è come cercare di convincere un adulto a ritornare bambino per un momento, esatto, riscoprire quella che è la parte ludica di ognuno di noi. È un peccato perché viene visto inizialmente come mai non c'ho tempo e giocando. Ma io non tempo. So un ragazzino. E invece è un peccato perché è tempo che per ti prendi per te, quindi è come la cura del proprio corpo, la cura della propria salute, è la cura della mente il gioco. Sì. Ma infatti cioè, per quanto fosse chiaramente di natura comica, l'avete caratterizzato benissimo, il giocatore di ruolo eccessivo, chiamiamolo così, insomma. Sì, esattamente. Quindi ci si siamo impersonati veramente parecchio. Male. Complimenti perché davvero. Perché siamo passati da giocatori di ruolo, perché in quel momento facevamo dei giocatori di D&D, sì, a giocatori di un gioco da tavolo, perché poi Fabrizio dice, ma potevamo fare un gioco da tavolo? E io dico, va bene, propongo... Sì. Un gioco da tavolo, ok, quali sono le caratteristiche di questo gioco? E tiro fuori questo manuale di 500 pagine e dico, ok, allora il gioco di ruolo di tavolo di questo, esatto, momento inizia e racconta, no, ed è molto simpatico, bello, vi invito a vederlo se non l'avete visto. È veramente bello, è bello che riuscite a trovare il tempo di fare anche questo, perché vi sto seguendo e state facendo tantissime attività. Io mi ricordo ancora quando... Quando abbiamo intervistato Gabriele Stella la prima volta sul numero, era marzo 2023. Che emozione. Ci raccontavano che stavano per cominciare la loro prima tournée a teatro. Senza. Ormai di teatri ne avete veramente calpestati varie. Cioè, noi facevamo teatro già da prima di Casa Abyss, però nel 2023 è iniziata la tournée di Casa Abyss e è andata molto bene. Adesso da gennaio continueremo con altre date in tutta Italia, quindi sì. Questa cosa mi è venuta in mente quando vi ho visto sul palco del Teatro del Giglio, ho detto, come sono bene là sopra. No, stavo vedendo, lo sai che cosa? Stavo cercando qual era il numero dei giochi in quel momento. Ah, sì, probabilmente l'avevamo detto. Credo che stavamo a quota 130. Sta scritto lì nella lista, nella parte di sotto, nel box in basso. La sai a memoria la nostra intervista. Allora, sto cercando. Ma siamo curiosi di sapere circa 2 anni fa. Ma adesso Stella, mentre lui cerca, mentre Gabriele cerca, a me sembrate ancora più impegnate di quando vi ho conosciuto. Avete ancora un po' di tempo per giocare, sì? Ce lo ritagliamo. Guarda, la domenica, oppure comunque sia in generale, se durante la settimana abbiamo delle serate un po' più calme, dove siamo a casa, non siamo in giro per lo spettacolo. Invitiamo anche gli amici a giocare, infatti c'è un mio amico che mi è venuto a trovare e lui è un giocatore insieme a noi. Sì, lo costringiamo. Inizializzato noi a giocare. Lo costringiamo a giocare dei giochi che magari ormai per lui sono. I nostri regali di compleanno, Natale, sono giochi da tavolo, quindi si devono adattare. Ma infatti, vabbè, chiariamo la situazione, siamo circondati di persone, c'è un sacco di gente che sta guardando Gabriele Stella perché vuole farsi le foto e ci sono anche gli amici giocatori. Sì, certo. Che pullulano qui a Lucca Comics and Games. Girando, se avete avuto tempo di girare tra gli stand, avete adocchiato qualcosa di particolarmente interessante? Allora, non dico di aver fatto la partita demo perché siete impegnatissimi. Noi non abbiamo fatto partite demo, abbiamo già acquistato dei giochi, tantissimi giochi da Asmodee, bellissimi giochi da Ravensburger. Ravensburger è uscita con un gioco straordinario che è On My Pigeons, carinissimo, è un party game per giocare. Poi essendo collezionatori di Lorcana abbiamo anche preso dei pacchetti Lorcana, insomma abbiamo giocato di Lorcana, vedi, entusiasmo. E poi abbiamo acquistato Wyrm Spun. No, e avete fatto bene, che avete insomma fatto... il gioco io sto aspettando anche l'uscita di Azul Duel. Quindi, domandone, Terra Mistica è ancora il vostro gioco preferito oppure qualcuno ha scalato? Terra Mistica è nel cuore. Rimarrà sempre nel cuore, essendo il primo. Perché è il gioco che ci ha, sì, aperto il mondo. E poi il mio gioco continua ad essere, non so se l'ho già detto, però Nidavellir è un gioco che apprezzo tantissimo. Il mio Everdell. Però insieme abbiamo giocato tantissimo Calico e nell'ultimo anno abbiamo giocato tantissimo Harmonies. Abbiamo giocato veramente tanto, appunto, consumato Harmonies del gioco dell'anno. Ecco perché ti favate per lui. Sì, sì, sì. Bene, a parte giochi,
Dai, vi vedo girare in tante parti di Lucca Comics and Games. Altre passioni che possiamo annoverare nel mondo nerd che vi caratterizzano? Beh, i videogames. Okay. Stiamo continuando Nintendo. A giocare ai videogames. Nintendo. Abbiamo giocato a It Takes Two tantissimo, sì. Don't Starve Together tantissimo, Way Out. Sì. Con Nintendo abbiamo iniziato a giocare a Fire Farm e poi ovviamente i classici Super Mario, Zelda, che mi ha fatto piangere tutti i capitoli. Pianto per Zelda. Eh beh, chi è che non piange per Zelda? Chi non piange per Zelda non ha un cuore, non ha. No, giusto, vedo che il regista conferma. Conferma. Per forza. Il regista è un'anima sensibile, è un'anima sensibile. Ottimo. E qui a Lucca, per caso, altre cose che vi hanno attratto in particolare? Guarda, una mega statua di qualcuno? Esattamente, io ho comprato una statua di Link. Ma dai, sì. Quindi dovevo metterla allora, per forza dentro la cantina. Magari non è tantissimo nerd, però sono anche una lettrice appassionata, quindi mi piace il thriller, cioè insomma la mia scrittrice preferita qua, Paola Barbato, quindi ci sono altre passioni anche. Ok, vi ho visto calpestare anche il palco del Carducci. Sì, esattamente, sì. Il palco del Carducci e il palco del Teatro del Giglio, come dicevo, per presentare... Io purtroppo non ho potuto, stando sempre qui, no? Mi hanno raccontato che sul palco Carducci avete fatto faville, c'era la gente che urlava in estasi. Cosa è successo? Perché abbiamo improvvisato insieme a Marco, abbiamo fatto una sessione di D&D insieme a Marco Marzocca. Ma dai, davvero, che figata. Okay. Stella interpretava un elfo della luna strega. Io ero un elfo della luna strega. Io ero un guerriero umano, una cosa semplicissima. E Marco invece era un druido. Un druido, adesso non mi ricordo di che razza. Pezzo mezz'orco, una cosa del genere. Era alto 2 metri, doveva essere interpretare questo personaggio che era alto 2 metri. Probabilmente era un mezz'orco. Un mezz'orco, okay. Sì. Vi rendete conto che D&D compie 50 anni? Esattamente. Okay, nessuno di noi ha 50 anni, questo possiamo, a meno che sto stiamo vantando. Cioè, è assurdo. Rendete conto che D&D ha 50 anni? Qui viene celebrato in maniera eccezionale, forse. Come abbiamo già detto anche in altre occasioni, è forse la più grande festa di D&D che c'è mai stata durante questo cinquantenario, sì, in tutto il mondo. Ed è strapieno di appassionati di tutte quante le età. Voi, è la vostra opinione chiaramente, non pretendo, sì, una spiegazione di esperti di marketing del gioco di ruolo, ma certo, come ve lo spiegate che effettivamente un gioco come D&D riesce a stare sulla cresta dell'onda da 50 anni ed essere, guarda, il più giocato del mondo a tutt'oggi? Secondo me c'è una costante, che è quella della fantasia, cioè non si smetterà mai di essere amanti della fantasia. La fantasia è l'unico elemento che non ha mai limiti e quindi, okay, questo sicuramente legherà tutte le generazioni. Però sotto il punto di vista pratico invece c'è una serie televisiva che, anzi sì, televisiva, no, no, non televisiva, vabbè, di piattaforma, che ha dato una botta tremenda al mondo di D&D e l'ha fatto schizzare in alto, che è Stranger Things. Ok, sì, Stranger anche. Things ha dato una vita, una nuova vita D&D, infatti sono usciti miliardi di manuali dopo Stranger Things. Però io aggiungo che secondo me è anche una componente sociale, cioè c'è una grande parte di ragazzi, ragazzini, adolescenti che magari non si trovano nelle dinamiche, nelle mode, nelle società insomma moderna, quello un po' più di massa, e hanno bisogno di trovarsi in degli spazi dove si sentono accettati, dove possono creare il loro mondo, e quindi anche secondo me anche il Covid ha aiutato tanti, sì. perché no, secondo senso, me okay, sì, perché le persone ridere, però è vero, insomma. Sì, le persone si ritrovavano, sì, dentro, cioè, le case momento, per giocare a D&D, un momento di aggregazione, di amicizia, si stringono legami forti, è molto bello da questo punto di, sì, vista. Sì, è vero, durante la pandemia pur di giocare a D&D si collegavano, sì, anche con i computer in remoto, certo, per dire, sì. Noi giocavamo con degli amici a giochi da tavolo, quindi non D&D. Riuscivamo a organizzarci, scriviti questo. Facciamo anche attaccavo una telecamera in alto e dicevo: dimmi, no, le mosse, vabbè, che le faccio, bellissimo, io. Sì, sì, okay, esattamente. Bellissimo. Questa, cioè, necessità. Bello, senza nulla che... togliere ai videogiochi, giuro, non è una cosa di te, però che bello vedersi, bello, effettivamente stare, sì, insieme a, certo, giocare. Con giochi da tavolo e giochi di ruolo.
Bene, io vi ringrazio per il tempo che siete stati con noi, davvero. Grazie a te. Un'anticipazione su cosa vi aspetta come programma nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni di Lucca o nei prossimi giorni della vita? Ma anche della vita. Cioè, io davvero vorrei sapere cos'altro farete in termini di serie, di tournée. C'è una grande novità che ancora non possiamo svelare. Però... dai, un indizio, uno spoiler. Ci vedrai sul divano. Ci vedrai dal divano. Dal divano? Dal divano. Dal divano. E basta, basta, basta. Va bene, ok. Ok. Questa e non poi, in mano però, non in altre mano. Novità, si sta riaprendo la stagione teatrale, sì, sono sì. stati venduti altri tanti biglietti spettacoli. L'anno scorso, quindi il pubblico ha voluto una nuova stagione e quindi si riporterà lo spettacolo. Un po' modificato, un po' insomma rinfrescato però. Per quanto riguarda Lucca abbiamo altri appuntamenti e niente. E beh, comunque posso dire, io gioco, è la nostra tappa fissa. Grazie, voi ci fate grazie sentire davvero. Sempre a casa da voi. Venite quando grazie volete, davvero. Se per caso siete in difficoltà bellissimo. I fan vi assalgono, potete rifugiarvi qui. Qui sì. dentro. È piccolo ma è accogliente. Dai, davvero. Grazie davvero. Grazie. Piacere, grazie. Grazie davvero. E viva io gioco!